Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al 4+. Oggi siamo a vedere Roam, che probabilmente si pronuncerà qualcosa tipo Roam, e che vi porto in anteprima in quanto è una delle prossime uscite di DV Giochi, che uscirà teoricamente a Modena, però non so se c'è Modena, ma diciamo a fine marzo. Che cos'è questo Roam? È un gioco semplice, da 2 a 4 giocatori, semplice, adatto a tutti, ma non per questo banale. Cioè abbastanza più che profondo, diciamo, è abbastanza tattico. Bisogna comunque avere una certa dose di elasticità mentale per giocarci. Mi ha colpito in quanto non era quello che mi aspettavo. Cioè, appena l'ho visto, io ho detto, ma ora questo... Non so perché mi ha dato l'impressione subito, ho detto, questo è un piazzamento lavoratori, che per chi mi conosce sa che non è proprio il genere che amo più di tutti. Poi però appena lette le regole mi sono reso conto che era qualcosa di completamente diverso e giocandolo l'ho notato ancora di più. Potremmo definirlo un controllo area, anche se io forse lo definirei in modo molto meno canonico, come Tetris da tutte e quattro le direzioni, poi capirete meglio il perché. Ed è un gioco, dicevo, da 2 a 4 giocatori ambientato all'interno delle terre arziane, chiamate così chiaramente perché sono piene di vecchietti che vanno a... Le terre arziane sono l'ambientazione in cui prendono luogo altri giochi da tavolo molto famosi come Above and Below, che non lo potete vedere perché è più alto dell'inquadratura, e Near and Far, entrambi giochi che noi al 4+ abbiamo apprezzato davvero tanto. E di quell'ambientazione riprende, e si capisce subito guardando la copertina ma anche le carte al suo interno, riprende anche lo stile grafico, quindi lo stile grafico come sempre curatissimo. Prima di vedere le meccaniche in modo generico, poi le vedremo anche meglio con un tutorial in un altro video, parliamo un po' della trama che è palesemente un pretesto per mettere queste meccaniche, cioè si vede che sono state fatte prima le meccaniche e poi c'è stata cucita sopra questa trama, però va benissimo per il tipo di gioco. La trama è comunque interessante, cioè buffa per quel poco che c'è. Cioè all'interno delle terre arziane c'è stato questo morbo che porta le persone infette da questo morbo a allontanarsi dalla propria casa, a scappare proprio, andare via, tipo perdere la testa, quindi a allontanarsi dalla propria casa e compiere azioni stupide, folli, strane, come può essere allontanarsi per andare apposta a prendere a spadate i pesci in un torrente, oppure costruire un muro per scriverci sopra la propria biografia. Il nostro compito è, con un piccolo manipolo di 3 eroi, andare a cercare questi eroi, queste persone che si sono disperse, e farle guarire da questo morbo, così facendo quelle si uniranno alla nostra squadra e ci permetteranno di trovare altri eroi ancora. Come vedete il contesto è molto buffo, poi la butta molto sull'ironia, sulla leggerezza, è simpatico come contesto, molto meno serioso ad esempio di un Above and Below, per dire, molto più leggero, però appunto per il tipo di gioco che vuole essere ci sta assolutamente. Passiamo adesso alle meccaniche. Un quadro generale, come dicevo, le vedremo meglio in un tutorial comunque breve, perché anche il regolamento è scritto bene, ma è molto breve appunto, quindi non ci sarà tanto da dover dire. I componenti di gioco sono quelli che state vedendo ora, essenzialmente quello con cui si gioca principalmente è un mazzo di carte, cui ciascuna carta ha da un lato una specie di cartina con delle caselle, tranquilli poi capiremo meglio, e dall'altro l'immagine di un eroe. E oltre a questo ci sono dei segnalini colorati, chiaramente il gioco è fino a 4 giocatori, quindi ci saranno 4 colori di segnalini, e delle monete, monete che serviranno per varie azioni aggiuntive durante la partita. Oltre a questo ci sono delle tessere che sono anche in questo caso dei potenziamenti per i propri personaggi. E anche il setup è velocissimo, ognuno prende i 3 eroi, come vi dicevo, di partenza della propria fazione, cioè del proprio colore, e le posiziona davanti a sé. Poi si mettono al centro del tavolo 6 carte dal lato della mappa, in questo modo. Così facendo si forma una specie di piccola mappa. E il setup è fatto, sì, poi ognuno prende i segnalini del proprio colore, mette da parte le monete, ma è già questo il setup, è molto molto veloce. E cosa bisogna fare durante il gioco? Come vi dicevo, in modo molto molto abbozzato, con le dovute differenze, ma è una specie di Tetris. Cioè, ogni vostro personaggio ha la possibilità di mettere dei segnalini sulla mappa, nel punto che preferisce, ma seguendo l'ordine descritto sulla sua carta. Ad esempio questo personaggio ne può mettere 3 di segnalini mettendone ad angolo, in questo modo. Quest'altro ne può mettere ad esempio 2, saltando però uno spazio nel mezzo.
il tutto con l'orientamento della direzione del tavolo in cui siete voi. Se voi vi trovate da quale, dovete mettere con questo orientamento. Se foste da un altro lato, con l'orientamento con il quale voi vedete la mappa. Così facendo, il vostro obiettivo qual è? Allora, se mettete i segnalini sulle caselle in cui vedete ci sono delle monete, prendete le monete che, come vi dicevo e come capiremo nel tutorial, servono poi per azioni aggiuntive. Però l'obiettivo principale è quello di riempire completamente le 6 caselle di una carta, perché nel momento in cui vengono riempite, il giocatore che ha messo più segnalini su quella carta, non quello che ha completato la carta, ma quello che poi ha messo più segnalini sulla carta, prende quella carta e la gira e diventa un nuovo avventuriero che lo aiuterà nel trovare altri avventurieri. In termini di gioco cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete un avventuriero in più con una combinazione di segnalini che potete mettere ancora in più. Ovviamente ogni volta che usate un avventuriero per mettere dei segnalini sulla mappa, questo viene consumato, cioè lo girate dall'altra parte. Quando tutti gli avventurieri sono stati utilizzati, li rigirate e li potrete riutilizzare, quindi non è che potete usare sempre lo stesso avventuriero per mettere i segnalini, anche se ci sono dei metodi, tipo pagando monete, per far ritornare attivi degli avventurieri già utilizzati. La partita finisce quando almeno un giocatore ha salvato 10 eroi. Non vince automaticamente il giocatore che salva più eroi, ma vince colui che ha più punti. Infatti ogni carta, c'è scritto qua, vale un certo numero di punti. E questo essenzialmente è il gioco. Ci sono appunto gli artefatti, che sono queste tesserine qua, che possono essere comprate con le monete e che vi permettono di avere, ad esempio, di girare la combinazione in cui potete mettere i segnalini o di fare altre azioni. Anche se magari se lo giocate ad esempio con un bambino, perché è assolutamente adatto ad essere giocato con un bambino questo gioco, magari potete fare senza artefatti, quindi fate semplicemente le regole praticamente come ve l'ho dette ora in 2 minuti. Oltre a questo ci sono delle regoline aggiuntive, se uno vuole. Una regola di cui sinceramente cambia poco, cioè una carta che darà punti in più a chi riesce ad accerchiare un segnalino di un avversario, e invece un'altra regola aggiuntiva che modifica completamente la struttura di gioco, perché quello che non vi ho detto finora è che per ogni casella ci sta un solo segnalino. Con una regola aggiuntiva invece uno può fare che su ogni casella ci possono stare fino a 2 segnalini. E anche se sembra una cosa da poco, da un punto di vista tattico questo modifica completamente l'impostazione della partita. Ok, ho fatto un quadro generale sul gioco, velocemente, chiaramente è un gioco abbastanza veloce. Una partita durerà dai 30 minuti a un'oretta se avete una persona che ragiona molto all'interno del gruppo. E adesso guardiamo molto brevemente, anche perché ho già dato le mie impressioni mentre ne parlavo, cosa ne penso del gioco. Come vi dicevo, è un gioco che mi ha sorpreso, era un qualcosa che non mi aspettavo, e in questo caso, come ho detto prima, in senso positivo, quindi questo me l'ha fatto già amare di partenza. Per questo motivo i pro che potrei dare al gioco sono tantissimi. Semplice da imparare, ma non scontato come meccanica, ragion per cui è buono per un bambino, ma è ottimo anche per un giocatore esperto. Ora, ultimamente viene molto inflazionato il termine filler. Questo per me non è un filler. Per me un filler vuol dire un gioco che dura 20 minuti, questo dura un po' di più. Fate voi, definitelo come volete. In ogni caso è semplice da imparare, anche aggiungendo varie regole aggiuntive, e cosa che permette anche una ampia rigiocabilità. A maggior ragione ampia rigiocabilità che può esserci ad esempio in 2 giocatori, perché secondo me scala molto bene come gioco, in quanto a 2 giocatori cambia molto a seconda di come vi posizionate sulla mappa. Cioè se siete uno di fronte all'altro, allora le combinazioni saranno differenti rispetto a che se siete messi ad angolo, perché ognuno mette i segnalini in base a come è messo rispetto alla mappa. Molto simpatico anche il fatto che quando salvate un eroe lo girate, sulla sua immagine c'è scritta una breve frase che vi dice che cosa stava facendo quell'eroe, cioè era andato lì appunto a tirare spadate ai pesci in un fiume. È un qualcosa che non aggiunge niente ai fini del gameplay, ma che è simpatico a livello di trama. Come contro non è che abbia trovato tanto. Certo, è un tipo di genere che vi deve piacere. Ad esempio, io temevo quando l'ho visto che non mi sarebbe piaciuto, scoprendo il genere, anzi mi è piaciuto più di quanto avrei pensato. Però è un tipo di genere che deve piacere. E oltre a questo, da un punto di vista pratico, tecnico, le carte anche in questo caso non mi sono sembrate resistentissime. Da un certo punto di vista però non è un grandissimo male, perché non è che le mescolerete tanto. È un gioco che sinceramente forse sì, la mescolate la prima volta per variare un pochino le carte che ci sono, però poi non è che dovete mescolarle granché, le rimettete così in gioco
e cambia davvero poco il modo in cui vengono messe, cioè se c'è una carta piuttosto che un'altra in quella posizione. Bene, questo è Roam e quello che ne pensavo del gioco. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto modo di provarlo, ma forse al limite l'avete avuto modo in un'altra lingua, visto che ancora questo non è stato, penso, portato in anteprima da nessun'altra parte. In ogni caso io porterò il tutorial e il gameplay quando ce la faremo. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo che a me fa sempre piacere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!